Io purtroppo la vita vedono giorno dopo giorno, vedono il papà sempre peggio, peggio, peggio. Però non gli faccio pesare questa situazione, la faccio vivere una vita abbastanza tranquilla, come nella tranquillità, con il flap, con le cose. Tramite mia moglie faccio vedere, oh, fai la Singapore tu, prima premi pure tu, quindi faccio vivere la normalità senza creargli disagio. Una serenità stai dando. Esatto, purtroppo è quello che dobbiamo. Sono loro la forza mia. E ai suoi piccoli di 5 e 6 anni, che anche durante la malattia e la sofferenza, Antonio Attianese ha sempre pensato. Dargli serenità nonostante tutto, questo è l'obiettivo del caporal maggiore ammalatosi di tumore dopo due missioni in Afghanistan. È morto ieri nella sua casa di Sant'Egidio del Monte Albino. Lo raccontava qualche settimana fa ai nostri microfoni Antonio, una lunga intervista in cui rinnovava la sua battaglia per le vittime dell'uranio impoverito. 13 anni di malattia, 35 interventi subiti, 100 ricoveri, una vita di lotta, quella di Antonio. Come lui ci sono in campagna tanti altri militari che ogni giorno combattono e chiedono di essere ascoltati e tutelati, chiedono invano la vicinanza dello Stato. Tra questi Francesco De Angelis, carabiniere ora in pensione proprio per malattia. All'esterno dell'abitazione di Antonio Attenese questa mattina c'erano diversi giovani, molti militari ed ex militari. Tra loro Vincenzo Petrone, anche lui ha lottato per sconfiggere un brutto male. Noi malati non ne siamo usciti, siamo sempre monitorati, sempre sotto controllo, siamo in remissione, ma non siamo guariti, non siamo guariti e niente, per fortuna siamo ancora qua per poter raccontare questa storia. E niente, certo, noi siamo qua anche in nome di Antonio per poter dare una mano a chi purtroppo si trova nella nostra situazione, perché io non voglio far dimenticare che dietro di noi ci stanno delle mogli, ci sono dei figli piccoli, dei fratelli, delle mamme, dei papà che soffrono con noi, forse anche ancora più di noi. La battaglia dunque continua, lo fanno sapere anche i componenti delle associazioni AssoRanger e AssoMilitari, volute proprio da Antonio. Intanto in questa velata domenica di giugno c'è un via vai di cittadini nella casa del militare, all'interno il dolore dei familiari, all'esterno silenzio e compostezza, da parte di tutti, proprio di tutti, anche dell'amico a quattro zampe di Antonio che con la coda tra le zampe resta in disparte. Intanto, oggi a Sant'Egidio del Monte Albino, giorno dei funerali e lutto cittadino. Ho voluto anche oggi fare il lutto cittadino perché la battaglia deve continuare perché Antonio ha servito lo Stato, ha portato il tricolore in giro per il mondo e inspiegabilmente lo Stato non può dimenticarsi di questi ragazzi, perché oggi siamo qui per Antonio sicuramente, ma anche per tanti altri che hanno fatto la fine di Antonio e ancora altri che si sono ammalati per queste missioni, per servire lo Stato. E lo Stato non può dimenticarsi dei suoi figli. Io sono un uomo delle istituzioni e ho fiducia. Sono certo che lo Stato prima o poi, ecco, anche se con un po' di ritardo, a me questo gli dispiace, riconoscerà e farà giustizia.